Buonasera, ciao Enzo, ben ritrovato. Buonasera. Enzo, ben ritrovato. Possiamo, credo, iniziare. Allora, il mio saluto a tutte e a tutti, anche quanti si sono collegati sul canale YouTube in diretta. Il titolo, come sapete, questa sera, la seconda serata sul profeta Geremia, con Enzo Bianchi, che ringraziamo sempre perché ci dà tempo prezioso e condivide con noi la sua conoscenza della Bibbia. Non è la prima serata, ne abbiamo fatte altre e siamo sempre desiderosi di ascoltare, di imparare, di condividere con te questo tema dei profeti. Dio parla attraverso i profeti. Il nostro saluto ovviamente a Monsignor Bettazzi, che oggi è particolarmente felice perché Monsignor Miglio è stato nominato cardinale. E allora gli ho detto che è colpa sua se è cardinale. Ciao Don Attilio, tutti i confratelli, ben ritrovati. E questa sera un saluto particolare lo diamo a Dino Biggio, amico di Arturo Paoli, di cui sta curando e pubblicando omelie, conferenze, video, e che in collaborazione con un suo amico Alfredo Vegna ha realizzato un video appositamente per questa seconda serata su Geremia, presente appunto relatore Enzo Bianchi. Poiché Enzo Bianchi è stato un grande amico di Arturo, e siccome Geremia è stato uno dei suoi profeti preferiti, scrive Dino, ho pensato che sarebbe stato bello condividere questo pensiero poetico intitolato Quando ripenso a me stesso, che risale appunto al 1977. Una perla di Arturo, dedicata in questa occasione a fratel Enzo. So che Arturo gioirà per questo gesto. E allora vi faccio vedere, no? Innanzitutto questo incontro che Enzo ha avuto con Arturo Paoli. E poi chiudiamo questo e poi ascoltiamo quanto va dicendo quando ripenso a me stesso, domanda il Signore, perché mi hai messo dalla parte della Chiesa?
ecco che all'improvviso si prende Adesso. coscienza che chi ci ha messo lì è Dio. Non ci siamo messi noi. Se avessi seguito il mio istinto, le mie inclinazioni, la mia buona volontà, probabilmente sarei dall'altra parte, quella del potere. Ringrazio perciò Dio di non avermi messo da quella parte. Ecco, mi sa che non... forse non avete sentito la prima parte, no? Mi spiace, allora la rimetto, scusate, eh. È stato proprio un... che meritava... Quando ripenso a me stesso, domando al Signore, perché mi hai messo dalla parte della Chiesa scomoda? Per consolarmi un po', anche se a mia madre è morta, forse questo dispiace, leggo il passo di Geremia che dice: Madre mia, perché mi hai partorito, uomo, oggetto di contestazione e di conflitti? Il profeta pensa alla sua vocazione ancor prima di nascere. Per questo si lamenta di essere nato, arrivando a dire: Maledetto il giorno in cui nacqui, il giorno in cui mia madre mi partorì non sia mai benedetto. Maledetto che portò la notizia a mio padre, dicendo: Ti è nato un figlio maschio, colmandolo di gioia. Anch'io qualche volta ho pensato: Era meglio se dormivi quella notte che mi hai generato, madre mia. Proprio non capisco perché mi hai messo al mondo. Per polemizzare e per vivere continuamente una posizione scomoda e difficile. Povere madri, quanti lamenti e quanti rimbrotti devono ascoltare tacendo. Però ecco che all'improvviso si prende coscienza che chi ci ha messo lì è Dio. Non ci siamo messi noi. Se avessi seguito il mio istinto, le mie inclinazioni, la mia buona volontà, probabilmente sarei dall'altra parte, quella del potere. Ringrazio perciò Dio di non avermi messo da quella parte. Allora, diamo la parola un attimo a Dino che ci spieghi come mai ha avuto questa idea. A Attiva il microfonino. Attiva il microfonino sulla sinistra. Sulla sinistra. In basso. C'è un microfonino, devi attivarlo. E non si vede. Ecco, 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 ci sono riuscito. ecco. Sì, bravo. No, ma non era previsto il mio intervento adesso. Va bene, è una cosa molto bella, caro fratello Enzo, quella che è avvenuta, e la scoperta che ho fatto e il lavoro che ho fatto, pensando a che cosa? Ad un'amicizia profonda, ad una comunione profonda tra te e fratello Arturo.
che ti stimava da morire. Ecco, ecco. Questa è la fotografia di fratello Arturo insieme ad Enzo Bianchi nel giorno in cui Enzo, appunto, è andato a trovarlo a San Martino in Vignale, il 26 gennaio del 2014. me l'aveva data lui questa fotografia, fratello Enzo. Fratello Enzo è andato da Arturo qualche giorno dopo, il 18 di aprile. Arturo aveva avuto l'incontro con Papa Francesco e Enzo era andato a trovarlo insieme ad un altro confratello ed erano rimasti tutto il giorno a casa di Arturo a conversare. Ed Arturo era rimasto davvero felice. L'amicizia di Enzo con Arturo era iniziata tanto tempo prima ed è riportata nel diario di Arturo, nel diario riservato di Arturo, quello che va dal 2006 al 2008. Dice Arturo, il 18 novembre del 2007, mi ha portato gioia l'articolo che Enzo Bianchi ha scritto su di me sulla Stampa di Torino il 17 novembre del 2007. Non pensavo che Bianchi avesse un'opinione così positiva su di me. Era semplice, Arturo, era semplice. Stimava molto Enzo, si sminuiva quasi, ecco, non so come dire. Ringrazio dal profondo del cuore l'amico. L'amico è Gesù. Queste sono parole che Arturo ha messo nel suo diario nei colloqui con l'amico. E lo ringrazio per l'omelia di stamani, 33esima domenica dell'anno. Pensate, questa cosa io l'ho elaborata nel giorno in cui, nel giorno della 33esima domenica dell'anno, che era quella che è quella riportata nel libro delle omelie, il 18 novembre del 2007, cioè lo stesso giorno. Ed era stata intitolata Interlocutori di Dio e Partner dell'Infinito. Ho sentito una presenza sua, erano veramente sue le parole che mi uscivano dalla bocca. Del resto, anche nel pomeriggio, ieri a Bargo, nella sala del Conservatorio di Sant'Elè, ho sentito la sua assistenza. Ecco, sono andata alla ricerca di queste cose perché Arturo mi aveva regalato l'articolo di Enzo Bianchi. Se lo ricorda, fratello Enzo, quell'articolo? Me lo ricordo. E Arturo ha gioito davvero, ma io dico, mi esprimo così, come un bambino. Lui non ci credeva, perché aveva presentato un libro, fratello Enzo, che era intitolato Il Dio Denaro. Eccolo, non so se si veda qua. Sì. Aveva presentato il libro Il Dio Denaro, che poi Arturo mi aveva dato. In questo lungo documento, fratello Enzo, di Arturo Paoli, religioso costruttore di pace, saggista, è una delle figure più vive della solidarietà operosa e della non violenza. Arturo, da una parte penso che gli facesse tanto piacere, dall'altra si sentiva come imbarazzato anche a parlarne con me, però mi ha dato l'articolo
E diceva fratello Enzo, parole schiette, quella del 95enne piccolo fratello del Vangelo, parole che suonano a volte come sale sulle ferite di un Occidente che in questa divinità universale pare un servitore zelante e ben ripagato, parole magari eccessive, ma che sanno rendere conto di una irriducibile radicalità. Arturo Paoli, sto prendendo degli stralci ovviamente, un uomo che ha cercato per tutta la sua lunga vita di servire un unico Signore. E questa è stata la missione, la vocazione di Arturo Paoli. Ha servito un unico Signore. Ecco, la sua è certo un'esistenza scomoda, dalle posizioni non sempre totalmente condivisibili, quindi c'era anche una velata critica, eppure un'esistenza di rara trasparenza e coerenza. E questo è profondamente vero e io lo posso testimoniare perché gli sono stato vicino per 12 anni. Allora, in esse il rapporto col denaro non è una variabile tra le tante, ma una discriminante che fornisce una chiave di lettura per leggere situazioni e atteggiamenti quotidiani e che aiuta a smascherare l'unico vero idolo del nostro secolo, il mercato. È una lotta anti-idolatrica, quella propugnata da Paoli, una lotta che però non conosce le armi della violenza, ma che fa appello costantemente alla speranza, alla solidarietà, all'amicizia e all'amore. Sì, il sale di certe affermazioni brucia la nostra società che si culla beatamente nel trionfo del Dio denaro, come brucia le timidezze della Chiesa che a volte esita a far risuonare le esigenze del Vangelo, ma è quello stesso sale a dare sapore e dignità a vite altrimenti che finirebbero abbrutite da logiche spietate. Ecco, poi ci sarebbe tanto. Allora, ho letto tanto, fratello, non lo vedo. Voglio concludere con una profezia di Arturo fatta nell'ultima pagina del suo diario, il 15 maggio del 2008. Vorrei lasciare questo messaggio: sperare contro ogni speranza. Mi pare che questo tempo e il prossimo futuro sia nero, ma non dobbiamo mai perdere la speranza e la fiducia nello Spirito Santo. Sembra che l'abbia scritto per i nostri giorni. A fratello Enzo, poi, se mi consentite soltanto un minuto in più, vorrei dire che in Sardegna, caro fratello Enzo, sei stimato molto, e se vuoi ti potrei raccontare tanti aneddoti, ti ho trovato dappertutto, te ne cito uno soltanto, il convento delle suore e ancelle della Sacra Famiglia di Vallermosa, te le ricordi? Lo sai che pregano per te tutti i giorni, lo sai che piangono, hanno pianto con me. Per le cose che ti hanno fatto soffrire. Sì. Loro soffrono con te. E questo te lo testimonio io davanti a Dio, in verità, perché ci sono stato diverse volte. So che tu andavi lì per i tuoi incontri di carattere spirituale e che andavi lì anche a pranzo dalle ancelle della Sacra Famiglia. Quindi vedi che ti sto dicendo cose esatte, non cose inesatte. Sì, lo so. E poi vorrei salutare, se me lo permettete, Monsignor Bettazzi, che in Sardegna vabbè, ci ha dato un cardinale. Oddio! In Sardegna, Monsignor Bettazzi è amato da quando veniva, che era presidente di Pax Christi, ed io, giovanotto, andavo ad ascoltarlo con piacere. Basta così. Non...
Grazie, grazie Lino. Questa premessa, questa introduzione è un po' un omaggio che facciamo sia ad Arturo Paoli, ma anche a Enzo Bianchi, no? Come ringraziamento delle serate che finora ha condiviso con noi. Ecco, certo. Grazie. Possiamo chiedere gentilmente, Enzo, a Monsignor Bettazzi di dirci un pensiero su quello che sta capitando ancora, questa guerra infinita ormai dell'Ucraina invasa dalla Russia. La volta scorsa non hai potuto intervenire e ti diamo la parola prima di affrontare il tema del profeta Geremia. Devi disattivare il microfonino a sinistra. Monsignore. Ecco. Bravo. Non è facile parlare, perché abbiamo tutti la mentalità della guerra, mentre dovremmo avere la mentalità della pace. Io comincio dicendo subito che dobbiamo deplorare cosa ha fatto, cosa sta facendo Putin. Ma quando cadde il muro di Berlino, noi promettemmo a Gorbaciov due volte che sarebbe caduta la NATO, perché la NATO era contro l'alleanza militare bolscevica. E invece l'abbiamo mantenuta, l'abbiamo allargata e stavamo per prendere dentro l'Ucraina, che per la Russia è la casa madre, perché anche la religione ortodossa russa è partita da Kiev, poi è andata a Mosca. Ora, ha risposto male Putin, ma l'abbiamo sollecitato noi. E perché? Perché la NATO è alle dipendenze dell'America, è comandata per norma da un generale americano. E allora è l'America che così vuol garantire la propria supremazia. E adesso anche il Vangelo dice: se tu stai per ti trovi qualcuno che avanza e vedi che è più forte di te, va prima a riconciliarti. E invece noi abbiamo indotto l'Ucraina e continuiamo a indurla mandando armi, perché l'Ucraina vinca, cioè perché vinca l'America. Ma spese quanti morti dell'Ucraina, quanti partiti dall'Ucraina ne abbiamo ancora qui, abbiamo quante distruzioni ci sono. E allora a spese dell'Ucraina noi vogliamo che continui la guerra, diciamo, perché deve vincere l'Ucraina, non deve vincere Putin. Ecco, io credo che davvero dovremmo ripensarci a queste cose e fare in modo che davvero ci possa essere anche da parte dell'Europa, perché abbiamo lasciato fare tutta l'America. Pensate, il primo incontro dell'Europa con il governo di Putin è stato 60 giorni dopo l'inizio della guerra. Andiamo, Europa, prenditi tu le responsabilità, l'America faccia i suoi interessi, ma non venga a obbligarci a continuare la guerra a spese della povera Ucraina. Preghiamo molto, ma pensiamoci anche. Grazie. Grazie a te per la passione con cui ci esprime questi pensieri. Attenzo, allora, no? Pensando al cammino della Chiesa, no? Riprendiamo su Geremia. Grazie. Ma prima di tutto, prima di iniziare, un grazie a Dino per questo pensiero, le sue parole e per la memoria di Arturo Paoli, perché è stato
veramente un uomo di Dio, è stato anche un profeta. E certamente andrebbe anche ricordato quanto ha dovuto soffrire a causa della Chiesa, perché non solo non è stato capito il che succede quasi normalmente per chiunque viva il Vangelo, ma è stato osteggiato ed è anche stato calunniato. Era un uomo di Dio, era un uomo molto semplice. Io l'avevo sentito tanti anni fa in Procivitate Cristiana, là l'avevo incontrato, appena conosciuto. Poi certo ho sempre letto i suoi libri che erano un eco del grido dei poveri che chiedeva semplicemente alla Chiesa di essere evangelica e agli uomini di essere fratelli. Arturo Paoli è stato questo e io, quando è tornato in Italia, ho sentito il dovere di riconoscere in lui una guida, una luce e di testimoniarlo. E sono stato da lui proprio per dirgli il mio affetto, così come ho sentito il dovere di essere al momento del suo funerale presente, perché si trattava di testimoniare davvero la profezia di un uomo di cui, secondo me, ci si ricorda non abbastanza. Quanto poi al messaggio del Vescovo, lo sapete che lo condivido pienamente, è quello che continuo a scrivere, soprattutto il lunedì su Repubblica, e certamente non è un momento facile. Ma vorrei dirvi che per puro caso le cose che diremo stasera su Geremia, è un puro caso che questa sera facciamo questo itinerario, sono un messaggio veramente attualissimo che è un messaggio che da un lato mi lascia sgomento, d'altro lato mi fa dire come noi non impariamo abbastanza dalla parola di Dio. Ecco, allora cerchiamo in questa conversazione su Geremia, dopo aver fatto già un'introduzione a Geremia, di fermarci su alcuni punti ben precisi che secondo me sono il cuore del messaggio di Geremia, ma sono due punti di grande attualità. L'abbiamo visto, Geremia è un profeta, è una sentinella, anche se lui non si chiama mai sentinella, è sentinella. È il nome dei profeti dato da Osea e da Ezechiele. Tuttavia, Geremia è davvero la sentinella per il popolo di Dio, che deve ammonire, deve avvertirlo, perché cerchi la salvezza, perché si liberi dalla schiavitù degli idoli, perché possa scegliere la vita di fronte al male incombente. Che cosa rimproverava Geremia al popolo di Dio? Essenzialmente c'è un'espressione importante nel profeta che dobbiamo capire.
Geremia più volte dice: ciò che manca è la conoscenza di Dio. Un'espressione che in ebraico risuona come Da'at Elohim, Da'at, conoscenza, penetrazione di Dio. Attenzione, una conoscenza non astratta, non intellettuale, non teorica, ma quella conoscenza che nasce dall'esperienza concreta, che nasce da una relazione in cui c'è soprattutto presente l'amore. Geremia più volte dice: non c'è conoscenza in tutto il popolo. Geremia dice: l'ho cercata presso i capi, non c'è. L'ho cercata presso i sacerdoti, che hanno il compito di rendere partecipi della conoscenza di Dio i credenti, neanche loro. L'ho cercato presso quelli che si dicono profeti, ma che in realtà, lo vedremo, erano falsi profeti, perché a servizio del potere del re e a servizio del tempio, non servi di Dio. E il popolo perisce per mancanza di conoscenza di Dio. Ecco che cosa Geremia rimprovera. E attenzione, Geremia, l'abbiamo visto, inizia a profetizzare praticamente dopo la morte di Giosia, il grande re giusto e buono. Tutta la serie dei re da Davide in poi è una serie di empi, dice la scrittura, fecero ciò che è male agli occhi del Signore, salvo Ezechia e salvo Giosia. Giosia è questo re straordinario che tenta una riforma, addirittura cerca di rinnovare la scrittura rieditando la legge. È con lui che viene alla luce quel libro che noi chiamiamo Deuteronomio, seconda legge, che certo la leggenda dice che in quel momento Giosia fa dei lavori di riparazione del tempio e si trova per caso questo rotolo scritto da Mosè insieme agli altri che già Israele possedeva. Ma in realtà è una riedizione. Giosia sente che il popolo ha bisogno di dire la fede, di dire l'insegnamento con nuovi termini, un aggiornamento, diremmo, col nostro linguaggio. Ed ecco la edizione nuova della legge, Deuteronomio, seconda legge. Così Giosia tenta tutta una riforma, cerca di togliere i santuari con i loro dei, di unificare il culto e purificarlo a Gerusalemme. Poi, a un certo punto, Giosia muore, termina anche lui, e va al suo posto il figlio Joachim. Ma di tutta quella riforma in realtà resta poche tracce, domina l'insuccesso, e Geremia si mette in quell'occasione a fare il profeta. E soprattutto, che cosa nota Geremia? Nota che il Tempio di Gerusalemme, il luogo certo dove risiedeva Dio, era diventato una specie di garanzia.
re, sacerdoti, popolo dicevano: ma il Tempio di Gerusalemme non verrà meno, il Tempio indistruttibile. Nessuno prevarrà, le porte dell'inferno non prevarranno contro il Tempio. Sarà eterno. E confidavano nel Tempio, non in Dio, non nel Signore. Dicevano che il Tempio era la loro salvezza. E il Tempio diventa così una specie di idolo. Non è più lo strumento di relazione tra Dio e il suo popolo, ma è quello addirittura che assorbe tutta l'attenzione, la fiducia da parte del popolo. E allora Geremia non può non predicare contro il Tempio. E allora noi abbiamo uno dei temi maggiori. E al capitolo 7, ecco il primo tema che questa sera voglio illustrare, c'è il suo attacco contro il Tempio. Questa è la parola che fu rivolta dal Signore a Geremia. Fermati sulla porta del Tempio del Signore e là pronuncia questo discorso e di: ascoltate la parola del Signore, voi tutti abitanti di Giuda che attraversate queste porte per adorare il Signore. Così dice il Signore, Dio di Israele: cambiate il vostro comportamento e le vostre azioni e io abiterò questo luogo. Per cui non confidate nelle parole menzognore di quelli che dicono: Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore è questo. Perché se veramente cambierete il comportamento e le azioni, se realmente pronuncerete sentenze giuste tra un uomo e il suo avversario, se non opprimerete gli stranieri, l'orfano, la vedova, se non spargerete il sangue innocente e se non seguirete altri dei, io abiterò in questo luogo, nel paese che ho dato ai vostri padri. Ma voi confidate nelle parole false e questo non vi gioverà. Rubare, uccidere, commettere adulterio, giurare il falso, bruciare incenso a Baal, seguire gli altri dei, poi venite qui alla mia presenza da questo tempio che prende il mio nome e dite: ma noi così siamo salvi. No, è forse una spelonca di ladri ai vostri occhi questo tempio che prende il mio nome. Perciò io tratterò questo tempio che porta il mio nome e in cui voi confidate come ho fatto al santuario di Silo, cioè lo distruggerò. Guardate che è importante ed ha un'attualità, perché anche noi cristiani dobbiamo chiederci in che cosa veramente noi abbiamo fede. Se abbiamo fede in Dio, in Gesù Cristo, o se abbiamo fede in ciò che noi costruiamo di religioso, fosse anche la Chiesa e tutte le sue istituzioni. In realtà, vedete, Geremia vive quel periodo terribile dopo la riforma di Giosia, registrando un insuccesso terribile. C'è delusione, c'è una frustrazione. La riforma di Giosia si è fermata, non si è attuata.
Il rinnovamento non è venuto come aveva indicato la riforma di Giosia. Io a volte mi domando se non c'è una somiglianza tra il nostro tempo che viviamo, dopo il Concilio Vaticano II, il tentativo di riforma, e poi questo momento in cui non riusciamo veramente a riformare noi. Riformare noi, quando dico la Chiesa, è noi, e riformarla in senso più evangelico. Ne parliamo, ma in realtà non osiamo. E ogni tanto qualcuno dice: ma il Concilio è ancora tutto da attuare, come poteva dire Geremia, ma la riforma di Giosia era ancora tutta da attuare. Perciò il Signore era costretto a dire: io non abiterò più in questo luogo. Attenzione, è un avvertimento, è un ammonimento. Il Signore vuol sempre essere con noi. Il Signore è sempre compassionevole e misericordioso. Però dovremmo chiederci che senso hanno le chiese oggi sempre più deserte. Quando il Tempio si è fatto deserto, i profeti piangevano, e oggi le nostre chiese si stanno facendo deserte. Noi ci dobbiamo interrogare tutti e capire l'ammonizione: o ci convertiamo o cambiamo comportamento o torniamo al Vangelo, o altrimenti siamo sale che ha perso il suo sapore, altrimenti non siamo più il luogo dove Dio abita in mezzo all'umanità. E Geremia, proprio dopo queste ammonizioni, non è ascoltato. E allora, al capitolo 11, noi abbiamo una specie di elegia vera e propria, in cui Geremia deve dire: il Signore me lo ha manifestato e io l'ho saputo, e ho aperto i miei occhi sui loro intrighi, come un agnello mansueto portato al macello. Non sapevo che tramavano contro di me. Dicevano: abbattiamo l'albero nel suo rigoglio, strappiamolo dalla terra dei viventi, il suo nome non sia più ricordato. Quindi contro Geremia inizia l'ostilità per le parole che ha detto a nome del Signore. È la persecuzione che inizia contro il profeta, come sempre. Ecco, questo è un primo quadro che dobbiamo ben tener presente nella sua attualità, che mi sembra importante, e che certamente notate che questo causerà per Geremia la vera passione, un processo, per modo di dire, un arresto, una prigione, viene buttato in una cisterna fangosa. Ma vi potete dimenticare che anche Gesù, proprio dopo aver purificato il Tempio e aver detto le parole di Geremia, e forse una spelonca di ladri, la casa di mio padre, avete sentito il parallelo tra la purificazione del Tempio operata da Gesù e questo oracolo di Geremia? Da quel momento l'accusa fatta a Gesù è che ha parlato contro il Tempio, ha bestemmiato il Tempio, e questo sarà anche la causa della sua condanna nel processo davanti al Sinedrio.
È così, è la grande attualità che ci deve mettere davanti il prezzo che i profeti devono pagare. E quindi il primo prezzo il profeta l'ha pagato per la sua testimonianza alla parola di Dio, per aver richiamato il popolo al realismo di un cambiamento. Ma vi ricordate le stesse parole di Gesù? Se voi non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Sono le stesse parole che tornano. Ci vuole il cambiamento. Chiamiamola conversione, chiamiamola riforma. Deve partire certo da tutti noi, ma poi deve essere una riforma di tutto il corpo ecclesiale. Se vogliamo ancora essere credibili, ma soprattutto al di là che ci credano o no, se vogliamo essere come Chiesa la sposa bella del Signore, se vogliamo essere come il Signore ci ha voluto, il suo corpo nell'umanità, nella storia. Ma attenzione, il secondo tassello, secondo me, è estremamente ancora attuale, anche se forse è più difficile da accettare. Qualcuno questa sera magari si sentirà ferito, però non si senta ferito da me, si senta ferito da Geremia, si senta ferito dalla parola di Dio. Io semplicemente trasmetto, ma è qualcosa di molto attuale, che è anche una parola sull'attuale guerra. È molto significativo e a me fa effetto che nessuno l'abbia evocato in tutta questa guerra tra Russia e Ucraina. Facciamo questo itinerario. Geremia continua questa sua predicazione, ma non è ascoltato. E a un certo punto, come aveva predetto, il male, la catastrofe si avvicina. In quel caso è la potenza dell'Est, Babilonia, il grande impero totalitario d'Oriente, il quale preme sui confini orientali della Terra Santa. Nabucodonosor sta facendo una campagna militare verso l'Occidente e arriva alle frontiere della Terra Santa, della Palestina. In quel momento, attenzione, è re Sedecia e al capitolo 21 sta scritto: questa parola fu rivolta a Geremia dal Signore quando il re Sedecia gli mandò il sacerdote Pascur, figlio di Malchia, e Sofonia, figlio di Maasia, per dirgli: intercedi per noi presso il Signore, perché Nabucodonosor, re di Babilonia, ci muove guerra. Forse il Signore compirà a nostro vantaggio qualcuno dei suoi prodigi, così che egli allontani il male da noi. Geremia rispose: riferite a Sedecia, così dice il Signore Dio di Israele, ecco, io faccio rientrare le armi da guerra che sono nelle vostre mani, con le quali combattete il re di Babilonia e i caldei che vi assediano fuori dalle mura, e le radunerò in mezzo a questa città. Io stesso combatterò contro di voi con mano tesa. Attenzione, i babilonesi premono i confini. Il re di Gerusalemme
con il sacerdote vanno da Geremia. Guardate la falsità, l'han perseguitato finora. Nel momento del disastro gli dicono: ma tu intercedi. Fa il profeta. Compito del profeta era intercedere a favore del popolo. Così aveva fatto Abramo, così aveva fatto Mosè. Fallo anche tu, Geremia. E Geremia lo farebbe, ma come sta scritto, per tre volte Dio gli dice: Geremia, non intercedere per questo popolo. Io ti vieto di pregare per lui, perché l'abbiamo ammonito e assolutamente non ha ascoltato. E allora Geremia in sostanza dice: no, ormai Babilonia è qui. E infatti ecco che Babilonia arriva, e nel 598, dunque sotto Sedecia, cade Gerusalemme. Attenzione, i babilonesi conquistano, assediano la Terra Santa. È una vera e propria invasione. Il popolo cosa inizia a fare? Una resistenza. E ci sono morti e stragi, come sempre nella guerra, tanto più in un assedio. Ma a quel punto, notate bene, Sedecia comincia a pensare a una resistenza verso Babilonia. Dice: ci hanno invaso, ci hanno conquistato, dobbiamo resistere. Non solo, ma cerca a quel punto un'alleanza con la potenza occidentale, l'Egitto. Manda dei messi in Egitto a dire: dateci armi, veniteci in aiuto, perché possiamo così combattere contro Babilonia. Geremia, sembra impossibile, fa un calcolo. Dice: ma Nabucodonosor è una potenza forte, ormai è qui. Bisogna a questo punto arrivare a dei patti, bisogna fare un armistizio, bisogna cercare una pace, altrimenti moltiplichiamo i morti, altrimenti aumenterà la strada. Ma i falsi profeti, i sacerdoti, e sono molti i falsi profeti, dicono: no, gli egiziani ci aiutano, gli egiziani ci mandano armi, gli egiziani ci mandano soldati. Noi resistiamo ai babilonesi. E tentano così una rivolta nel 589. E la seconda rivolta, Nabucodonosor scatena, ed è veramente la strada senza fine, con la deportazione poi di tutti a Babilonia e con un'infinità, e la Shoah, come la chiamano gli ebrei, la prima catastrofe. Ma attenzione, Geremia viene accusato di essere filo Nabucodonosor, di essere un traditore del popolo di Israele, di essere un collaborazionista col nemico, arrestato, messo in quella cisterna fangosa. Viene poi addirittura portato via e portato in Egitto, insieme agli altri, quelli che confidavano. E Geremia accetta di stare anche in mezzo al suo popolo. Nonostante, attenzione, quando poi i babilonesi hanno preso Gerusalemme, gli dicono, lo liberano dalla prigione e gli dicono: vuoi venire con noi a Babilonia? Lo rispettano, sanno che è un profeta. Geremia dice: no, solidale col mio popolo fino alla fine. E sapete come è ripagato dal suo popolo?
il popolo lo piglia, lo trascina in Egitto, cioè verso quelli che lui aveva detto di non mettere fiducia negli egiziani, e là il popolo lo lapida. E Geremia viene lapidato in Egitto, nella città di Tafni. Questa è la fine del profeta. Però fino all'ultimo è lui la voce di Dio. Anche se sembra un collaborazionista, ma era un realista, non era filo babilonese. Ma continuare la guerra significava aumentare il numero dei morti, aumentare le stragi. E quindi dice: per ora sottomettiamoci. Geremia cerca la vita, tanto vero una delle cose più straordinarie che lui fa è che ancora mentre è a Gerusalemme, notate bene, quando ormai ci sono i deportati, lui ha il coraggio di scrivere una lettera agli ebrei deportati a Babilonia. È una lettera piena di speranza, in cui dice: così dice il Signore degli eserciti, anche se siete deportati a Babilonia, costruite case e abitatele, piantate orti e mangiatene i frutti, prendete mogli e mettete al mondo i figli e figli, scegliete mogli per i figli e maritate le figli, costoro abbiano figli, moltiplicatevi lì, non diminuite, cercate il benessere del paese in cui siete deportati, pregate il Signore per essi, perché dal suo benessere dipende il vostro benessere. Ma vi rendete conto, una lettera in cui chiede ai deportati di pensare innanzitutto a vivere, perché la vita è la cosa più preziosa che abbiamo e i morti sono morti per sempre. Noi qui morti li ungiamo con i valori inventati da noi, la patria, le altre cose, ma quando sono morti per sempre, loro e gli altri che li hanno visti morire, i loro cari, famiglie spezzate, figli orfani, mogli vedove. Questa è la realtà della guerra. Allora vedete, se questo messaggio di Geremia non è attualissimo. Geremia semplicemente cercava con realismo la pace per quanto possibile. Non cercava tutto il bene possibile, ma in quel momento il male minore possibile per il suo popolo, purché ci fosse la vita. Questa è la grandezza di Geremia. Certamente un profeta che ha patito su di sé, tant'è vero che l'Antico Testamento lo ricorda come la figura del servo di Dio per eccellenza, fino ad essere immagine di Gesù, come agnello mansueto portato al macello, come pecora muta di fronte a chi lo tosa, come uno che viene disprezzato, che viene condannato ingiustamente, di cui nessuno se ne cura. Uno che vede il suo popolo, la sua comunità, che gli insorge contro e finisce per lapidarlo uccidendolo. Pensiamoci la vicenda di Geremia. Allora capiamo le confessioni che abbiamo letto l'altra volta, quando lui col Signore parla in questa specie di diario intimo e qualche volta sembra arrivare a bestemmiare il Signore, a maledire il giorno in cui è nato. Abbiamo sentito l'eco in quella pagina di diario di Arturo Paoli.
Maledetto il giorno in cui sono nato, il giorno in cui han detto a mia madre ti è nato un figlio maschio. Tu, oh Dio, mi hai sedotto, in realtà mi hai fregato. Mi hai creato un terrore all'intorno, uomo di divisione. Mi avevi promesso con la vocazione che io sarei stato il tuo servo, che mi mettevi in bocca le parole. E io sono finito per essere muto, altro che portaparola, agnello muto. Ecco, questa è la vicenda di Geremia. Certo, il libro, il capitolo 51, si conclude con la distruzione di Babilonia da parte dei persiani, ciò che avverrà. Però la vicenda del profeta racchiusa prima è veramente su questi due punti. Il Tempio del Signore, da un lato, come garanzia che lui ha contestato, e l'altro, la pace falsa che davano i falsi profeti, mentre lui chiedeva con realismo una pace che portasse la vita per quanto è possibile. Notate che c'è una parola diventata famosa in Geremia, perché Geremia a un certo punto dice: il Signore mi ha promesso una sola cosa, la vita come bottino. Pensateci bene, quando uno fa una guerra, il bottino è la vittoria, è il guadagnare qualcosa in più. Dio gli ha promesso come vittoria la propria vita, nient'altro che restava in vita, fino a quando poi addirittura gli stessi giudei hanno finito di lapidarlo e ucciderlo, neanche in casa propria, ma in terra straniera, in Egitto, dove fu trascinato. Lui che chiedeva: non fate alleanza con l'Egitto, confidate solo nel Signore, non confidate nelle potenze. E per il momento, visto che il comportamento non l'avete mutato, accettate l'ora di pressura che vi è caduta addosso, ma nella quale la vita ha ancora tutto il suo valore. Ecco, io credo che con questi due tasselli abbiamo visto abbastanza bene il libro di Geremia, e ne abbiamo visto tutta la virtualità e il messaggio anche per noi oggi. Io vi devo dire che Geremia è il profeta che ho sempre amato di più, quello che ho più commentato tra i grandi profeti. Poi certamente i piccoli profeti sono dei gioielli, ma Geremia resta questo profeta anche l'unico di cui sappiamo la vita interiore, sappiamo la vita di profeta, sappiamo, tra virgolette, un'attività politica, sappiamo anche l'esito, la sua morte di martire, lapidato per la parola del Signore. Grazie, Enzo. Era un po' duro, Geremia, no. Un po' duro, soprattutto questo messaggio nei confronti dei babilonesi. Tutti vorremmo fare resistenza ai babilonesi, ma Geremia ci dice: no, pensateci bene, di fronte a tanta strage, meglio arrivare a patti con l'invasore, arrivare che ci sia un certo possibilità di vita là dove c'è. Geremia è un messaggio controcorrente oggi, che c'è questa vertigine della guerra, questo innamoramento della guerra che ha preso tutto l'Occidente. Grazie. E allora credo che possiamo anche lasciare un po' di spazio per chi intende intervenire, fare qualche domanda o considerazione in merito.
tutte queste parole così forti, no? Calate nella realtà, dovrebbero essere ascoltate da chi tiene in mano il potere, no? E il denaro, l'economia, cioè i responsabili, questa e tante altre guerre comunque in corso. Bene. Credo che dovremmo anche trarre insegnamento dalle parole di Monsignor Bettazzi e da Enzo, che attinge appunto da Geremia, trarre insegnamento perché nelle nostre parole, nelle nostre relazioni, considerazioni che facciamo in merito all'attualità, troppo spesso non si osa prendere posizione, no? Si è immediati nel condannare uno senza vedere cosa capita attorno, cosa è capitato anche negli anni passati, perché la storia si ripete. E il nostro compito, sì, preghiamo certamente, ma anche nei nostri discorsi che facciamo lo si coglie immediatamente, no? Se uno esprime un po' di più le sue considerazioni, viene proprio tacciato filo putiniano, no? Questo è chiaro, è successo anche per il Covid, no? Prego. Volevo fare una domanda. Prego. Buonasera, sono Candida. Padre Enzo, grazie per il tempo che ci dedica e ci ha dedicato per tutte queste serate. E volevo farle alcune domande. Al capitolo 7, dei stranieri, a che cosa si riferisce? Agli idoli? Forse non ha sentito? Non si sente? Sì, si sente. Probabilmente se voleva fare altre... Sì, poi avevo anche... Maria Montessori sosteneva che se esiste una scienza della guerra, potrebbe esistere anche una scienza della pace. Recentemente ho scoperto che alla Pontificia Università Gregoriana è partita la facoltà di scienze della pace. Volevo sapere cosa ne pensa. Quando si parla di dei stranieri, sono gli dei delle nazioni, delle genti vicine a Israele, che vengono anche chiamati idoli. Soprattutto Baal era un dio a quel tempo, soprattutto nella zona dei Fenici, e poi certo ci sono gli dei babilonesi, gli dei di Canaan. Comunque, dei stranieri sta anche per idoli, è la stessa cosa. Significa, insomma, tutti quegli entità che ricevono culto, sacrifici, e non sono il Dio uno e vivente che si è rivelato a Israele da Abramo in poi. Quindi questa è l'addizione che viene fatta. Idoli è solo, sta per dei stranieri e indica la vacuità, ma è la stessa cosa. E quanto alle scienze della pace, no, io credo che siano dei sentieri molto importanti, e perché non solo perché in qualche misura si oppongono alle scienze della guerra, ma perché noi abbiamo bisogno anche di percepire a livello scientifico cammini di pace. Ci sono, fa molto effetto, ma ci sono degli scienziati attualmente che hanno una grande capacità
a darci le ragioni scientifiche per fare la pace, per vivere la pace, e come questo significherebbe anche una via per un mondo umanamente, direi, più abitabile. Quindi ci sono, e anche in Italia ci sono stati degli scienziati che hanno fatto un appello alla pace qualche mese fa, molto importante, in cui si sono impegnati in una maniera molto forte con un manifesto mettendo le ragioni scientifiche della pace. Quindi scuole di pace anche a livello scientifico sono diverse, ben vengano, sono tutte arricchenti e credo che andrebbero istituite molto di più di quelle che ci sono. Grazie, buonasera. Buonasera a lei. Hey. Siamo. Monsignor Bettazzi, prego. Mi sentite? Sì. Ecco, sì. Io ecco, vorrei richiamarmi anche proprio in questa atmosfera al fatto che noi cristiani dovremmo sentirne un dovere particolare, perché noi abbiamo insistito tanto sul sesto comandamento, tutti particolari così. E il quinto comandamento, non uccidere, abbiamo sempre trovato delle scuse per uccidere. Mazzolari già scriveva un libro contro le guerre, non uccidere. Ecco, perché dovremmo trovare il modo di approfondire, di realizzare fino in fondo il quinto comandamento, così come ci siamo dati tanto da fare per approfondire e negare e scendere i particolari del sesto. Ecco, trovare davvero il modo per prevenire, ma anche per non lasciarci travolgere dallo spirito della guerra e dell'uccisione. Grazie. Grazie. Siamo rimasti tutti ammutoliti. Beh, se non ci sono altri interventi, ecco, facciamo tesoro di quello che abbiamo ascoltato e prendiamo il libro del profeta Geremia e rileggiamolo, meditiamolo, che vale la pena. Ringrazio davvero di cuore Enzo per tutte le serate che hai dedicato a noi. Riprenderemo certamente dopo il periodo estivo, no? Continuiamo se è possibile. Se ti... Sì, sì. Ecco la lettura della Bibbia che è molto importante e poi ci aiuta proprio ad avere uno sguardo diverso sia sulla parola di Dio che sulla realtà, no? E ringrazio anche Monsignor Bettazzi che è sempre puntuale nei suoi interventi. È una sentinella, sì. E... è una sentinella che ci aiuta. È un testimone della pace, valeva la pena farlo cardinale per la sua testimonianza di pace. Sì. E poi osa dire anche. Prego, aspetta che c'è una chat qui, vediamo. Simona Poli, prego. Dino? Sì. Posso? Sì. Vorrei, bellissima questa conversazione, mentre fratello Enzo parlava del profeta, mi sembrava che raccontasse la vita di Arturo, perché io l'ho conosciuta
l'ha vissuta così, l'ha vissuta da perseguitato fino alla fine, non solo fino alla fine, ma anche dopo la fine, anche dopo la morte. C'è ancora nella Chiesa chi non vuole che Arturo Paoli parli e faccia sentire la sua voce. Ecco, però vorrei così condividere con un po' con tutti un particolare che forse può essere sfuggito a molti, e cioè che chi ha parlato di Arturo Paoli di recente è stato il Papa Francesco. Non so se lo sappiate, ma dopo aver fatto la canonizzazione del Charles de Foucault, Papa Francesco il mercoledì successivo ha ricevuto tutti i membri della famiglia spirituale di Charles de Foucault, e in quella occasione ha fatto queste affermazioni. Alla fine del suo discorso con i membri dell'associazione famiglia spirituale Charles de Foucault ha detto: vorrei ringraziare San Charles de Foucault perché la sua spiritualità mi ha fatto tanto bene quando studiavo la teologia, cioè da giovane, un tempo di maturazione e anche di crisi. Sentite cosa dice adesso. Mi è arrivata tramite Padre Paoli. Padre Paoli è Arturo Paoli, che frequentava il giovane Bergoglio quando, prima di essere condannato a morte nel 1974, Paoli, ovviamente. Mi è arrivata tramite Padre Paoli e tramite il libro di Vuillaume che Paoli gli suggeriva, che io leggevo continuamente. Mi ha aiutato tanto a superare le crisi, a trovare una strada di vita cristiana più semplice, meno pelagiana, più vicina al Signore. Ringrazio il Santo e do testimonianza di questo, perché mi ha fatto tanto bene. Allora, io non lo so come, ho fatto salti di gioia, e chiedo, lo vorrei chiedere a Fratello Enzo e anche a Monsignor Bettazzi, ecco, come le considerate queste parole del Papa? Io le ho considerate come un'altra profezia, le ho considerate come un dono. Arturo Paoli non ha mai parlato di questi particolari con nessuno, non ne ha parlato neanche con me in 12 anni di frequentazione, in seguito alla quale ho scritto già 12 libri. Ecco, non ne ha mai parlato con nessuno e l'ha tenuta nel suo cuore. Ecco, il Papa Francesco ha citato, in seguito alla canonizzazione di Charles de Foucault, soltanto fratello Arturo Paoli. Mi aiutate a capire un po' meglio? Grazie, fratello Enzo. Ma io credo che il Papa, se lo ricorda, ha letto certamente i libri che venivano pubblicati in Sud America di Arturo, quindi non era possibile non imbattersi nei libri di Arturo, perché neanche in Italia, se uno leggeva libri di spiritualità un po' robusta, ma soprattutto in Sud America, io credo che sia stato forse il più grande. Gli altri magari erano teologi, quelli della liberazione, di tutta la teologia della liberazione, ma lui è stato proprio uno spirituale, quindi credo che il Papa non poteva dimenticare questo, e meno male che l'ha ricordato, perché è una testimonianza che Arturo merita davvero. Grazie. Bene.
C'è Simone Politore che voleva intervenire, ho visto qui. Prego. Buonasera. Allora, mi sentite? Sì. Sì. Allora, buonasera. La mia domanda è un po' articolata. Allora, prima del Covid a San Miniato al Monte, sono a Firenze, avevamo cominciato la lettura, la lezione divina con Osea. E in quell'occasione padre Stefano aveva fatto riferimento al pozzo e alla sorgente in tre declinazioni diverse. Il luogo in cui una persona rientra in se stessa, quindi il pozzo come discernimento di sé, il pozzo come luogo di presenza di Dio e della profezia, in quanto l'acqua, simbolo di Torah, e il terzo punto era il pozzo come incontro sponsale. Basti pensare a Gesù Cristo con la Samaritana, o Gesù Chiesa, quindi il sangue e l'acqua. Le chiedo, chiedo a Enzo Bianchi, se io non conosco niente di Geremia e pochissimo dei profeti, se quando nel versetto 2, quando Geremia dice il mio popolo ha commesso due iniquità, essi hanno abbandonato me, sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne screpolate che non tengono acqua, se in qualche modo anche in Geremia c'è un'immagine del pozzo in questa triplice declinazione. Non so se sono stata chiara. Grazie. Allora, lì Geremia, quando parla appunto, oppone pozzo a cisterna screpolata, è un'immagine tipica di tutto l'Antico Testamento. Nel pozzo c'è l'acqua viva, c'è la sorgente, la cisterna normalmente è un bacino scavato che raccoglie l'acqua, mai dunque acqua viva, mai acqua, è sempre acqua piovana, acqua incanalata, ma se poi screpolata non la tiene neanche. Quindi l'immagine della cisterna screpolata è proprio un'immagine che viene applicata agli uomini che non hanno profondità, che sono superficiali, che non hanno vita interiore. Adesso la farò ridere, ma nel Monferrato, per dire un'altra espressione, sa come si dice di una persona che è superficiale? Quello non ha cantina. Uno che ha una cantina ha una profondità in casa, perché le cantine da noi sono tutte sottoterra, sono scavate, e da noi si dice quello lì non ha cantina, non ha vita interiore, non ha, e quindi cisterna screpolata era stecco di lì. Nel caso di Geremia, attenzione, si dice che è stato buttato in un pozzo, però in ebraico in realtà è stato buttato in una cisterna fangosa. Quindi bisognerebbe dividere, non è che è stato buttato in un luogo di vita, un luogo legato alla promessa, ma proprio al contrario un luogo di morte. Tanto vero che poi lo tirano su proprio per dargli un po' di sollievo di nascosto, e lui è agli arresti in questo cortile, ma non più affonda nel fango come all'inizio. Grazie. Prego. Bene, allora concludiamo davvero. Grazie a tutti. Vi troverete poi su YouTube oppure nel sito Una Chiesa Più Voce la serata, no? Molto intensa e anche commovente per certi aspetti. Per i prossimi incontri vedete un po' sul sito, perché sto aspettando delle conferme. Concluderemo comunque col mese di giugno e poi durante l'estate sospendiamo. Un augurio di un buon riposo, una buona conclusione del mese di maggio. Domani si conclude il mese di maggio, no? Speriamo che sia un mese, no? Anche fecondo per quanto riguarda la tanta preghiera che si è rivolta alla Madonna, no? In tutti i posti. E chiediamo a Monsignor Bettazzi che ci conceda la benedizione.
Grazie. Bisogna attivare il microfonino, se no il signore è muto. Monsignore, c'è da attivare il microfonino. Monsignore, non si sente niente. Deve accendere il microfonino sulla sinistra. Comprendiamo l'orario e anche l'età. Monsignore, non si sente nulla. Deve attivare il microfonino. Vediamo se riesco io a... Niente. Ci congediamo così. Monsignore! Ecco, ce la dà. Ci sta dando la benedizione. Sì. Grazie, buonanotte a tutti. Buonanotte. Grazie davvero, un abbraccio a tutti. Grazie a tutti. Buonanotte. Risponde al telefono, forse c'è, ci sarà il cardinale. Monsignore, non abbiamo sentito niente perché ha il microfonino spento, sulla sinistra in basso. Sulla sinistra in basso. Pazienza. Buonanotte a tutti, grazie, grazie di cuore.